Ciao. Chiarissimo. Meno male che l'avete spiegato, perché prima non avevo capito. Visto che è tutto in arabo, vi traduco io. Se hai un figlio e non sta zitto, piuttosto mettili questa maschera, così non parlerà più per il resto del viaggio. Se hai il borsetto dell'Inter, puoi fumare in bagno. Se hai queste scarpe, fai talmente schifo che ti devi appoggiare al muro e non guardarlo. E lo stesso fanno quelli davanti. Se guardi con un binocolo dentro un aereo, hai seri problemi mentali. Però attenzione, fai il trucco di magia. Quindi non dare monete ai mendicanti che tentano di farti trucchi di magia sull'aereo. Ragazzi, notiamo subito che i giochi dell'aereo sono fatti apposta per gli youtubers. Questo meraviglioso Big Money. E adesso andiamo a vedere se c'è il gioco clickbait. Chi vuole essere milionario? Dove gli uccelli tradizionalmente volano in inverno? Nord, est, sud, Ibiza. Bravo Tudor, bravo. Ok ragazzi, siamo arrivati in Giappone. Sono stanco, morto, vi giuro la vescica mi sta esplodendo. Anche perché ci sono state 200 ore di viaggio. E appena atterrati, abbiamo appena prelevato. Minchia, devo trovare un cesso assolutamente. Mo chiedo al primo giapponese di turno se mi... come si chiede il cesso in giapponese. E... vabbè, proviamo. Speriamo che non si prenda male che lo registri. Sorry, con i... sorry, konnichiwa. It's I'm a YouTube star. Well, I'm just arriving here and I'm the vescica is exploding. I need to find the bagno, come si dice bagno? The toilet for the il bagno della. Ah, grazie. Gentilissimo. Ragazzi, io e Sasha ci siamo avvantaggiati subito sul primo distributore di bibite. Indovinate quanto costa la Fanta? Simone! Allora, anche quest'anno ci hanno messo in stanza insieme. Vai, vedi com'è contento Salvo di stare con me. Fai vedere quanto sei contento. Contentissimo, soprattutto quando dormi fino alle 11 di mattina. Ti voglio bene anch'io. Tanto la mia valigia è veramente figa. Grazie a tutti, grazie mille. Molto eterosessuale. Fammi vedere. No, non abbiamo il letto unito. Ma dai. Ma non lo sanno che ci sono le coppie moderne. Oh, che bello, c'è il pigiamino, guarda. Non è vero. Ma secondo te io mi vesto non così? No, lo metto su. Ma neanche se devo morire mi vesto così. Adesso hai capito, no, cosa sta dicendo? Shodom Italia Guy. Perché Italia Guy? Italia. Allora hanno già. L'hanno capito. Adesso non ho capito che siamo una coppia moderna. Vabbè, ragazzi, siamo a Tokyo. E praticamente siamo appena arrivati dall'aeroporto. E abbiamo preso questa stanza d'albergo al volo. Perché domani ripartiamo e andiamo a Kyoto. Quindi questa è una stanza d'albergo così volante per passare la notte in compagnia. Però il pigiama è veramente figo. Adesso lo testo. Ma sì, che è un pigiama. No, ti prego, aspetta. Dobbiamo fare questa roba. Ce le indossiamo un attimo e vediamo come stiamo. Ci vediamo tra poco. 3, 2. Ma capelli gialli perché sono il personaggio di un anime, non ho paura di usarli, i miei capelli. Ma, sì, ma poi fa un caldo bestia, sta roba quasi è umidissimo. Alligator Power Sun. Ci vediamo domani, bella. Bonjour. Ciao ragazzuoli belli. Mi sono vestito con una roba un po' più decente di quella roba che ho indossato ieri sera con Surreal Power. Perché non mi andava di giro. Vabbè che mi vesto sempre da schifo, ma non così tanto. Insieme a noi ci sono anche i ragazzi che ci stanno seguendo per il docufilm, che mi stanno riprendendo in questo momento. E io, che sono un burbero, riprendo loro. Volevi? C'è un panorama pazzesco. Pazzesco. È un'ora che guardo fuori dalla finestra come se fossi un bambino nel reparto giocattoli. Porca droga. Guarda che cos'è? Aspetta, come si chiama? Curling. Con le valigie. Attenzione che sta arrivando da sola. Si è fatto tutta sta discesa della minchia da... Stiamo per arrivare finalmente alla casa di Kyoto dopo 800 anni e mezzo di viaggio. E la cosa mica mi sta devastando perché non ho dormito, ho fame, ho sonno, ho caldo. Dove minchia è sta casa però non l'ho ancora capito, però vabbè. Da fare spostare la cena tipo al 12 sera. E dopo vediamo 12 sera che la giornata sì. E ci sta visto che siamo anche tagli il tuo stipendio. Ma che io questa cosa ve la devo far vedere perché non posso non farvela vedere. Non posso, ok? Questo è il cesso. Questa è la maniglia. Tiri la maniglia. Apri la porta. E il cesso si apre da solo. Come cazzo è possibile? I cessi hanno un'anima in questo paese. Perché nel nostro no? Ma di una zozza. Ma che cosa stracca.
enorme. No, raga, no, no, non hai visto. No, no, zio, ma tu sei rincoglionito, sei. Ma tu sei rincoglionito. Fallo, fallo per le views, fallo per le views. Qua in Giappone ce ne sono di velenosi. Zio, scappo. Te lo giuro su Dio, non ho mai visto una roba così. Te lo giuro, non ho mai visto una roba così. No, raga, non ho mai visto una roba così. È gigantesco, è una cosa incredibile. No, frate, non mi spingere, t'ammazzo, t'ammazzo. Lo faccio salire, t'ammazzo, t'ammazzo, frate, t'ammazzo. Magari è velenoso, lo mettiamo direttamente sul piede. Raga, fa veramente, è la cosa più schifosa che abbiamo. No, vabbè, raga. Raga, andiamo via, per favore. Raga, perché siamo venuti in Giappone? Allora, io sono sempre stato contrario a... Grazie di urlare mentre faccio i video. Io sono sempre stato contrario nel registrare quello che mangio, perché sono magro al cazzo e quindi mangio come una scrofa, ma non voglio fare invidia a nessuno. Questo qua devo farvelo vedere perché mi hanno detto che, me l'ha detto papà, è il cuore. È cuore, mi hanno detto che è cuore, quindi lo devo... Le hai pure riordinato, quindi diventa... Ma è quello che rimane dopo che ti frienzonano, papà. No, ok, certo. Proviamo. Ma pezzato. Lo provo e vi faccio sapere. Mangialo con questo. No, 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 ti prego. Fidati. Ma il riso non va più buono. Dai, nella ripresa sembri tipo goffo e grasso. È un po' che voglio buono sto cuore. Bene. Mica che mangiata, ragazzi. Siamo entrati alle 8, siamo usciti alle 10. Due ore di mangiata, incredibile. Abbiamo mangiato come dei porci veramente schifosi. Poi vabbè, Stefano mangia che per 10 persone. 15 euro a testa, un cazzo. Perché qua in Giappone il cibo non costa una sega. E mangio un sacco, non so perché. Adesso andiamo a casa. Anche perché domani mattina devo montare questo video che state vedendo, quindi... Porca di quella... Vabbè, è carino, ciao, però. Ma non lo capisco. Vabbè, beh, ragazzi. Oh, finalmente, ragazzi, sto montando il video che state vedendo. Siamo arrivati che mattina del giorno dopo. Sono le 6:29 del mattino. In Italia sono le 23:29. Che non metti a fuoco, videocamera schifosa. Oh, grazie. Ho dormito all'incirca 5 ore, che è pochissimo. Cioè, io contate che nella vita normale, se dormo 7 ore e mezza invece che 8 ore, sono uno zombie. Invece, per colpa del jet lag, ancora non riesco a dormire 8 ore piene. Oggi c'è la prima giornata del Giappone, perché ieri l'abbiamo passata a viaggiare sul treno, eccetera. Vi farò sapere nei prossimi vlog come va. Metterò un sacco di foto su Instagram, quindi, o sulle nelle stories, quindi nel caso seguitemi lì se volete roba più immediata. Io spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Questo era il primo vlog del Giappone. Come al solito, se vi è piaciuto, un commento e un mi piace. Anche i vari social che, come nei video, sono nella descrizione. Se volete iscrivervi, e ci vediamo nel prossimo video. Arigato. Gozaimasu.